una zampina d'onore. Una zampina che ha qualche argomento, diciamolo pure chiaro. Qualche argomento la zampina ce l'ha. Amy Plex. Sul morbido, ti piace il morbido, Siamo qua con Dimitri Ghetti, il primo anno a questa competizione. In realtà è proprio la prima volta che vado a correre nella mia vita. Quindi faccio l'esordio subito in competizione. Non sono un grande esperto di corse, quindi la gara sta per ricominciare e lasciamo Dimitri agli altri. Come rifornire questa autovettura? Questa autovettura fa un passo e un bicchiere, quindi è abbastanza dispendioso. Ho fatto un passo, vado avanti. Siamo qua con Francesco Zoppis. Allora, ho perso il cellulare. Ho perso il cellulare, pronti via, non lo trovo più. Bambine. Com'è sta corsa? Bene, posso avere una birretta? Qualcuno? Prima. È una faticaccia? Abbastanza, grazie. Però sono divertenti queste cose. Sì, molto. Ma da cosa siete divertiti? Wow! Giro gratis! Attenzione, chilometro ufficiale del sorso di corsa. Teto Clemente, due parole sulla corsa. È veramente spettacolare arrivare qua e gustarsi questa birretta fresca, è veramente un piacere. Stai aspettando solo il momento che tutti facciano l'alcol test. Esattamente, a fine gara tutti devono passare di qua e fare la soffiata e vediamo chi vincerà. Bello, la vera. Martinella e Ghetti, finalmente qui. Un po' di tensione è stata sciolta, sì, adesso sì. Si può iniziare a carburare meglio. Hai bevuto? Sì. Due parole su questa corsa. Fantastica, come sempre. Poi devi andare, così a corsa. Tranquilla. Bravo Rena! Eva a sinistra, Francesco! Che tanta, ma la soddisfazione altre modo tanta! 300.000 volte! Oh. Scappa quiz! Allora, la capitale dell'Argentina! Potete andare, bravo! Uomo qualunque. Pensavo che andava male, in realtà è andata peggio. No! Sto preoccupato per questa cosa. Però com'è andata oggi? Benissimo. Veramente bene. Ditelo, settimo giro. Due campari. Ma sei stanco o ubriaco?
Settimo giro. Completamente sbronzo. Settimo giro a campare. Defa che non è stato un defa. Ho sofferto alla salita. Ho sofferto un sacco. Settimo giro. Hai visto la famigliata? Ma non la facciamo. C'è anche la bottiglia. Allora ragazzi, noi vorremmo anche chiudere le arrivi a questo punto. Quindi, oggi. Com'è andata? Tutto bene, Tara? Sei divertito? Sì, stancamente bene. Stancamente bene. Quanto tempo ci hai messo? 50 e 22. Per fare 6 km, un po' tanto. Un po' tanto. Lui è proprio così, non è che sì, sì, no. Ho visto proprio lui prima. Lui va in giro così. Stavo cercando, costui ma non l'ho trovato, sono venuto così. Com'è stata questa corsa? Fantastica, come sempre. Primo anno che la fate? Seconda. Perché vi siete vestite così in maniera... E che deve andare la scuola qua! Hai attirato l'attenzione dei signori. Certo, ho degli argomenti da proporre. Sei figlio, vada lì. Devo dire, è un'esperienza bellissima. Io mi sono qua sopra. Così, dottoressa Cappelletti. Questa azzurra. Ed è bellissimo, mi diverto un sacco. Non ho visto niente. Siamo qua con Ilaria, com'è andata la gara? Bene, 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 sono un po' affaticata, ma adesso cosa faccio? Attenzione! Cioè, in realtà tengo le porte dei bagni. Però va bene lo stesso. E niente, vado io. La di corsa è tutto. Linea allo studio. Vorrei salire sul motoscafo, però ho paura. Ho una paura della Madonna. Cioè.